credo che Sua Eccellenza il Vescovo insomma abbia, come dire, dato nell'ultimo concetto degli elementi forti di riflessione, e come ha detto possiamo andare via, possiamo ritornare a casa. Io dico un po' più ricchi dentro, con grandi elementi di riflessione. C'è da pensarci, no? La scomparsa prematura di una ragazza diviene il primo mattone per la costruzione di una fondazione. C'è davvero da pensarci, no? Il grande vuoto lasciato da Rosangela e subito colmato dai genitori e dai fratelli, dai compagni, dagli amici, perché tutti, come Pietro e Lia, possano divenire strutture portanti di un edificio ideale che per l'appunto chiamiamo fondazione. Grazie a Rosangela la solidarietà mette casa a Venus. E qui, in questa scuola, abbiamo voluto gettare le fondamenta. Questa è una cosa bella, direi bellissima. Mi si è concessa ora la possibilità di evocare un pensiero di padre Faber, che troppe volte ritroviamo appuntato su qualche volantino stropicciato, sui bordi opachi di una vetrina, sul retro di un segnalibro e così via. È una lunga frase che sempre mi ha colpito, eppure ho sempre lasciato quasi in sospeso nel tempo, senza che mi curasse di tradurla, come dire, in gesti concreti. Ciò che voglio sottolineare è la fecondità del sorriso, quale fu il sorriso di Rosangela. La poesia, ecco, se non ricordo male, recita presa a poco. Donare un sorriso rende felice il cuore, arricchisce chi lo riceva senza impoverire chi lo dona. Non dura che un istante, ma il suo ricordo rimane a lungo. Nessuno è così ricco da poterne fare a meno, né così povero da non poterlo donare. Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro ed è segno tangibile d'amicizia. Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il coraggio nelle prove e nella tristezza e in medicina. E se incontri chi non te lo offre, sii generoso e porgiti il tuo. Nessuno ha tanto bisogno di un sorriso come colui che non sa darlo. Allora, cari amici della Fondazione, grazie per averci ancora oggi regalato il sorriso di Rosangela e un sorriso di tenerezza che ci fa ben sperare che la solidarietà sia la sola vera moneta che gli uomini possano scambiarsi senza timore di vedere nel tempo sminuito il valore reale. Auguri. Ora un attimo, perché c'è un momento particolare, hanno detto, vediamo un po', scopriamo insieme così.